Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Altair e oggi vi spiegherò come andare avanti sulla storia della stagione 17. Prima di continuare con il video però vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale nel caso in cui vi sia stato d'aiuto e vi sia servito il video, così da potermi supportare. Per andare avanti con la storia dovrete di nuovo avanzare con l'impresa e dovrete recarvi a Helm dalla Corona del Tormento, dove dovrete interagire e Iris Morn vi parlerà. C'è questo malinteso nell'avanguardia, ossia che gli incubi siano come spiriti, che siano chi sembrano essere, ma questo non è vero. Sono forgiati dall'oscurità e nascono dalle paure, dai desideri e dai rimpianti subconscienti. Hanno solo il potere che noi diamo loro. Proiettiamo la nostra vergogna su questi incubi e li rendiamo reali, ma non sono intrinsecamente malvagi. Non più dell'oscurità stessa. Gli incubi sono un'arma e un'arma si può sempre rivolgere contro il suo artefice. Abbiamo gestito l'ultimo rituale di recisione nel modo sbagliato, tentando di bandire l'incubo di Uldren Sob. Dovevo immaginarlo. Respingerlo non è la via giusta. Torna sul Leviatano. Mieti l'essenza dell'incubo che ci serve per ripetere il rituale. E forse questa volta l'accettazione funzionerà laddove il rifiuto ha fallito. Dopo che Iris Morn avrà finito di parlare, l'impresa Vincolo nel Tormento si aggiornerà, richiedendovi di ottenere i 500 di Vestigia del Terrore, nonché il nuovo materiale ottenibile nel Leviatano. Quello che io vi consiglio è quello di fare contenimento, nonché l'evento pubblico, così quando avrete raggiunto il 500 di Vestigia del Terrore, l'impresa si aggiornerà chiedendovi di completare i vari livelli di contenimento incubi e di ottenere la presenza vincolata. Quest'ultima la si può ottenere a fine dell'evento, depositando sull'amuleto rosso i 500 di Vestigia del Terrore che precedentemente avevate fatto. Nel caso mio già ne ero in possesso perché precedentemente avevo farmato l'attività, ma nel caso in cui non l'abbiate il metodo per ottenere la presenza vincolata è quello. E anche qui si aggiornerà di nuovo l'impresa e vi chiederà di tornare nelle viscere del Leviatano con il corvo per tentare una seconda volta di eseguire il rituale recissione, e per poterlo fare vi basterà semplicemente selezionare l'impresa recissione riconciliazione. La mia spiegazione termina qui ragazzi, godetevi il video e spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! La tua missione permane, ma una tinta malevola infesta queste sale. Una tinta? E gli amplificatori sono spenti, quindi, fallendo nella mia decisione, ho peggiorato le cose. E ti sorprende? La nave stava cambiando prima che arrivassimo, Corvo. Dopodiché, le cose non sono migliorate. E allora vediamo di rimediare. Gli amplificatori sembrano contrastare un'interferenza ignota, ma funzionano. Questi vitici si insinuano in qualsiasi cosa, alterandola. Mi ricorda le mie avventure nel Giardino Nero. I nostri punti di svolta sembrano sempre arrivare con la forza. I tuoi, forse? Sì. Tu hai avuto una sovrabbondanza di scelte nella tua vita. Di certo non eri un figlio smarrito che rimbalza tra figure autoritarie. Com'è stato gestirlo, guardiana? Questa è una cosa tra te e me. Calma. Ascolta la tua guida. Non vorrai compromettere la missione.
Guardiana, stavolta è andata meglio. Sta riprendendo alcuni dei miei vecchi trucchi. Inizia a comportarsi come me. Usare i tuoi trucchi contro di te mi sta bene. Audace per uno che è scoppiato a piangere l'ultima volta che siamo stati qui. La tua mira resterà salda quando gli infami ti chiameranno padre. Se mi attaccano, se devo. Sì. E quella è la porta. Continua, Uldren. L'avanguardia. Dovevi essere l'erede dell'Atollo. Un bel passo indietro. Mara deve essere furiosa. La regina è lieta che il corvo abbia trovato la sua strada. Amplificatore piazzato. Presto il corvo raggiungerà il secondo segnalatore. L'interferenza sembra essere sostenuta dai fantasmi che infestano le sale del Leviatano. Si sta diffondendo. È stato rimosso di nuovo e l'energia reindirizzata. Procedi. Non so come sia vedere uno sconosciuto con il volto di un familiare. Ma scoprire che qualcuno non è chi pensavi che fosse, questo lo capisco. Ovvio. È la storia della tua vita. Sono un guardiano della città.
Io e Mara collaboreremo, prima o poi. Avremo solo bisogno di riallinearci un po'. Hai sentito, guardiana? Di nuovo un piede nella tomba. Principe Corvo non suona così altisonante, ma ce lo faremo andar bene. Divertente. Quello era l'ultimo. Sono pronto quando lo sei tu, guardiana. Corvo, puoi farcela. Hai la forza che ti serve. Appena arrivato non ero sicuro, ma mi fido di te, di voi. Sono pronto a finirla qui. Capisco la tua devozione a una causa, ma non sei stanco di questo balletto? Prima non trovavo i passi giusti. Questa volta sono pronto per te. Fallo tacere, guardiana! Manifesta dalla mietitrice. Mi sono fatto un'idea di chi eri. Un malvagio prodotto dai bisbigli delle cose che avevi fatto. Ma hai ragione. Ho paura. Paura che la nostra natura possa rendere i miei amici pericolosi per me. O viceversa.
Abbiamo tutti aspetti che vorremmo non ci fossero. Ma riconoscerli può renderci più forti. Sarò sempre in bilico sull'orlo di qualcosa di terribile. Ma adesso ho qualcuno che mi tira indietro. Chi? Tu. Posso imparare dai tuoi sbagli. E dai miei trionfi. Già. Tu indicami le insidie e me ne occuperò io. Rimedieremo ai tuoi torti insieme. Ci vediamo. Guardiana. Eris. Ce l'ho fatta. Visto, sei più forte di quanto presumevano i tuoi dubbi. La connessione tra Leviatano e Piramide vacilla. Il nostro tentativo funziona, guardiani. Novità dal fronte? Seconde occasioni. A quanto pare stavo usando male la mia. Pensavo che essere un guardiano fosse il mio destino, che usare la luce per il bene fosse il massimo che potessi offrire. Ma ora è chiaro. È per questo che il viaggiatore mi ha scelto. Sono rinato nella luce per un motivo. Trasformare qualcosa di morto in qualcosa di magnifico. Imparare a forgiare qualcosa di nuovo da ciò che eravamo. Tutto ciò che Uldren ha fatto all'Atollo, agli infami, a Fikrul. Io ho la responsabilità. Anzi, il dovere di rimediare. E non posso sostituire Cade, ma posso gestire le sue pattuglie e aiutare i cacciatori, se me lo permetteranno. Rimediare a ciò che ho fatto. Non so se posso riparare tutto quello che Uldren ha distrutto, ma posso provarci. Affermo che l'oscurità può essere impiegata come un potere per il bene nonostante i dubbi altrui. Aiutando il corvo ad accettare il suo passato da Uldren Sov, abbiamo mutato la natura intrinseca dell'incubo in qualcosa di nuovo. La manifestazione di un trauma superato, il ricordo dell'uomo che il corvo fu, la sua parte migliore. Uldren è tanto parte del corvo quanto l'oscurità è parte di te o di me. Con questo successo abbiamo scoperto la chiave per la vittoria. Grazie al nostro legame con la Corona del Tormento, potremo convertire gli incubi in un'arma contro Karus. Ma la procedura per convertire questi costrutti psichici non sarà semplice. È una battaglia alla quale i guardiani non sono abituati. E questa mancanza la conosco fin troppo bene. Riprendi il tuo lavoro a bordo del Leviatano. E io mi preparerò per il prossimo ritorno.